Parliamo dei social network, perché a proposito delle fake news non se ne può fare a meno. I social network vanno vissuti senza cadere nelle due trappole classiche nelle quali rischiamo di cadere sempre di fronte a una innovazione. Non dobbiamo essere né tecnofobici né tecnofrenici. Tecnofobici, oddio che paura, girano le fake news, per carità era meglio quando si stava peggio. Al contrario, le tecnofrenie sono quelle che ci portano a dire: ah, introduciamo uno smartphone nella scuola, abbiamo risolto miracolosamente tutti i problemi, non solo degli insegnanti, non solo della scuola, ma anche del futuro dei nostri figli, educativo, addirittura lavorativo. Ecco, ovviamente non è nessuna delle due un approccio ragionevole a una innovazione così importante come quella dei social network. Come possono essere gestiti? Ma semplicemente vanno gestiti, perché soltanto chi accetta di voler correre questi rischi di usi che sono troppo istintivi, e lo dice Facebook recentemente in maniera ufficiale, non chi ne è critico, quindi sia un uso eccessivamente istintivo di questi social network, sia un uso utile che effettivamente dia delle risorse in più a chiunque, non solo ai giovani, ma ormai tutti usiamo i nostri social network, è fondamentale la cultura. Tanto più siamo di fronte a innovazioni tecnologiche avanzate, tanto più diventa fondamentale avere degli strumenti in grado di assegnare significati complessi, sempre più complessi, saper giudicare le fonti, assegnare delle fiduce sempre revocabili, sempre in maniera critica e autocritica alle fonti, e soprattutto riuscire a usarli per formarsi una propria opinione. Mentre io mi formo un'opinione, contemporaneamente ho l'opportunità di comunicare la mia opinione. E questo quindi rinvia a una nuova necessità di tipo etico. Dobbiamo imparare a vivere la comunicazione con una nuova etica responsabile, pubblica. Siamo in una società che possiamo definire società della comunicazione, anche se io preferisco il termine società della conoscenza, dove la comunicazione è fondamentale in quanto fornisce il tramite fra la conoscenza più sviluppata e, dall'altra parte, la partecipazione democratica. Scienza e democrazia, esattamente nella comunicazione e in modo in particolare nei social network, trovano una potenziale mediazione. Saremo in grado di sostenerlo? Dipende dalla nostra cultura, dalla nostra capacità e dal nostro senso di responsabilità.